con la vittoria di oggi abbiamo conquistato il primo posto che ci dà diritto al passaggio diretto alle finali che anche quest'anno si svolgeranno a Misano Adriatico 9, 10 e 11 di maggio prossimi. Effettivamente abbiamo fatto un bel campionato regionale nella fase di qualificazione, non avendo mai perso alcuna partita. Ne abbiamo tre pareggiate, tre vinte, quindi abbiamo fatto un ottimo girone di qualificazione. Speriamo quest'anno di poter riuscire a portare, a riportare, diciamo, a Terni la vittoria nel campionato regionale. Noi andiamo a fare le finali, penso come tutte le squadre che partecipano per vincerla. Certo, ci ritroveremo di fronte la Sassonia di Foligno che è attualmente da qualche anno la migliore delle squadre dell'Umbria. Non a caso poi il Sassonia ha vinto le finali nazionali, quindi è campione d'Italia per la WISP. Diciamo che questa è stata, diciamo, una partita difficile, era importante non perdere perché un pareggio ci avrebbe portato a Misano, quindi l'abbiamo vinta, una gran partita hanno fatto i ragazzi, quindi il merito è tutto loro. Il primo tempo è stata dura perché abbiamo giocato a porta unica, però il portiere ha fatto due grossi interventi, qualche azione potevamo chiuderla un po' meglio, però diciamo che i ragazzi hanno fatto una partita eccezionale, fantastica. Loro in pratica hanno fatto un tiro in porta da tutta la partita, quindi meglio di così è impossibile. Con le fasi finali, già l'anno scorso ci siamo andati vicino. Logicamente, quando vai a fare le fasi finali, sono partite secche. Tre partite in 2 giorni, quindi, però quest'anno sono convinto che con la rosa che abbiamo, secondo me, se andiamo con la convinzione giusta, ce la possiamo giocare. Beh, è stata dura in effetti, oggi un po' sofferta perché non siamo riusciti a fare il gol subito, abbiamo un po' sofferto il primo tempo, però alla fine è meritata ampiamente anche perché il 3-0 finale lo dimostra, anche per gli avversari non sono stati quasi mai pericolosi. E niente, ecco, noi ce ne andiamo su a Misano, siamo contenti soprattutto per i ragazzi perché se lo sono meritato e quindi vediamo un po' quello che si può fare adesso. Vinci tutti, mo speriamo per il momento, ancora tutte no. No, sto scherzando, è il gruppo, sicuramente i ragazzi se lo meritano, anzi lo devo ringraziare, ringrazio fin da adesso, comunque vadano i risultati perché se lo meritano, sacrificio di tutti quanti, gli allenamenti, siamo bene insieme, poi come tutte le cose ci sarà un giorno, probabilmente quest'anno, che si perderà pure una partita, speriamo di no, però ecco, alla fine è il gruppo dei giocatori e del mister anche, anzi soprattutto il mister che è riuscito a creare questo gruppo, ormai sono 3 anni, speriamo pure per il campionato provinciale che finisca come deve finire, nel senso che in testa come siamo in questo momento e poi a Misano vedremo, con il regionale ce la giocheremo.